Spesso si dice che il calcio non è uno sport per signorine e per questo nell'immaginario collettivo il difensore che onora la maglia in ogni modo è visto come un eroe, perché non bisogna sempre cercare la giocata di fino e il gol ad effetto per entrare nei cuori dei tifosi di una squadra di calcio. È il caso di Matteo Dionisi, specialista in promozioni, il numero 2 pupillo dell'ex biancoverde Carmine Parlato, ha saputo conquistare tutti. Feroce nei contrasti è uno di quelli che se non toglie la palla ti stende, insomma, o passa il pallone o passano le gambe. Non si nega mai, neanche negli scontri aerei, la testa rotta è l'ultimo dei suoi problemi. Eppure, fuori dal rettangolo verde, non ha il volto del cattivo. Le lacrime di Latina ne sono la dimostrazione. Lui la contesa avrebbe voluto chiuderla al Francioni, ma ci sarà un altro match da giocare e verrà disputato nella sua Rieti, nella città che gli ha dato i natali, e sul campo di quella squadra con cui ha conosciuto il gusto dolce della promozione in C per ben due volte. L'Avellino, per completare l'impresa, si affida al talismano Dionisi.